Ho parlato delle vicende di Siena, della nascita della cittadella spagnola, la demolizione del baluardo di Baldassarre Peruzzi, chiamato lo Sportello, lì di fronte a quella attuale della statua Garibaldi, la realizzazione dopo l'assedio di Siena e la caduta della Repubblica della fortezza da parte di cui viene incaricato Baldassarre Lanci e a cui lavorerà poi il figlio Simone Genga. E quindi ho parlato dei rapporti fra le due strutture che in parte si sovrappongono. Ora è difficile raccontare tutto, sì, comunque la fortezza di Baldassarre Lanci viene disegnata perfettamente nella tavola di Vanni. Oltretutto, rispetto a vedute alle volte lontane come quelle su della zona di Porta Romana eccetera, questa è molto ravvicinata perché la veduta parte da Porta Camollia, per cui la fortezza è studiata nei minimi particolari fino agli elementi in pietra che scandiscono le cortine delle cose eccetera, quindi si vede le garitte che poi sono state ritrovate, si vede tutto, si vede gli orti, gli alberi che già vengono piantati eccetera. Da lì parte tutta una serie di cartografie che comunque non aggiungono granché, si arriva al periodo del Risorgimento, insomma ci sarebbe altre cose, si arriva al periodo napoleonico, quindi fine alla 1764 mi sembra, quando viene smilitarizzata la fortezza da Leopoldo II, il grande gesto di renderla passeggio pubblico, di cederla all'amministrazione comunale di Siena, che tra parentesi da quel momento dovrà pensare al suo restauro e avrà un conflitto che continuerà fino al 1936 con l'amministrazione militare per chi avrebbe dovuto fare i lavori. A parte questo qui dico quindi il passeggio pubblico con varie vicende alterne fino all'Ottocento. Una vicenda fondamentale è il periodo napoleonico, le truppe francesi per due volte arrivano a Siena, sono cacciate, si rifugiano dentro la fortezza, l'unica volta che viene utilizzata militarmente, realizzano delle trincee all'ingresso davanti al ponte, l'avevano demolito, ricostruiscono un ponte levatoio francesi, durano pochissimo, dopo essere da mandare via. Con l'occasione è stata un po' una cosa un po' particolare, viene demolita un'esedra che c'era davanti all'ingresso particolare, disegnata da Ettore Romagnoli, l'ereduito senese, ritrovato il disegno, di cui i pezzi sono sparsi nel viale della Vecchia. Se uno cammina troverà degli ovuli, dei vasi in pietra scolpiti eccetera così. Dopo il periodo francese si arriva al periodo risorgimentale, la fortezza insieme a San Domenico e a San Francesco, a due conventi, serve per acquartierare i volontari toscani e laziali che si recano in Piemonte per unirsi all'esercito piemontese, quindi una cosa eccezionale. Dopodiché 1806 era scappato Leopoldo, il Granduca di Toscana. Dopodiché il Regno d'Italia diventa caserma e quindi le planimetrie sono quelle che conosciamo, con i due edifici, le due file di edifici sui lati. Nel 1888, altro evento eccezionale, Zondadari, che è presidente del Consorzio Agrario, propone di fare la prima mostra del mercato agrario, dei prodotti locali e del bestiame dentro la fortezza. La cosa viene accolta. Non è semplice, servono dei volumi nuovi, viene realizzata a spese del consorzio dell'amministrazione comunale e poi ceduta all'amministrazione militare successivamente la palazzina all'ingresso di fortezza. L'architetto Augusto Corbi eccezionalmente nell'arco di meno di un anno e mezzo realizza la struttura, viene inaugurata la mostra nel 1888, sta aperta 6 mesi, ha successo e probabilmente è il primo antefatto che poi porterà alla mostra Mercato dei Vini, quella che accennavo prima, ce la siamo persa, se la fanno a Verona con tutte le migliaia di persone che vanno a visitarla. Fu a Siena e fu creata credo nel 1932 e si ripeteva ogni 2 anni. Si arriva quindi all'inizio del Novecento, si continua a avere la caserma all'interno, cambiano i tipi di guarnicioni, arrivano anche bersaglieri, cambia nome, la caserma Santa Barbara cambia nome in caserma La Marmora. Si arriva finalmente agli anni 30. Dico finalmente perché avviene il cambiamento di utilizzo della fortezza. Devo dire che dal 1764, quando viene smilitarizzata, fino al 1936 c'è tutta questa serie di storie relative alla manutenzione che non fanno solo capire che c'era una diatriba fra l'amministrazione statale e quella comunale, ma fa capire
che impegno è la fortezza da un punto di vista manutentivo. Si parla di milioni di mattoni sostituiti, si parla di pietre sostituite, di sistemi di regimazione delle acque rifatti continuamente. Nel 36, nel 27 viene la prima idea del Podestà di realizzare la nuova caserma nella piazza, nella zona del tiro al volo del campo di tiro su di Piazza d'Armi, diciamo così, eccetera. Per cui l'idea è quella di abbandonare la fortezza. Tempestivamente, quindi prima che inizi questo spostamento, il comune incarica l'architetto famosissimo allora livornese Virgilio Marchi, era un architetto famoso del momento, lavorava con registi anche nel cinema, era scenografo, era una personalità, insomma, leggevo nelle lettere viaggi a Berlino, Roma in periodi, insomma, sì, il Renzo Piano della situazione probabilmente. E l'architetto Marchi l'incarica di fare un progetto e l'architetto Marchi mette immediatamente l'attenzione sul vero problema della fortezza, dove dice non ci vuole una destinazione ben precisa ma una serie di strutture che garantiscano un multiuso. Quindi farà dei progetti che forse non sono all'altezza di queste premesse, almeno dal punto dei disegni che si è visto, ma comunque dal punto di vista funzionale sono importanti, dove prevede spazi per fare mostre, fare conferenze, spazi per la scuola, probabilmente laboratori, eccetera. Quindi modernissimo da questo punto di vista, meno le architetture, come dicevo. Ha anche un'idea, che poi mi ricordo quando ebbe l'incarico al comune di studiare gli spazi della fortezza e fare un progetto di massima del restauro, eccetera, insieme all'architetto Gioni riproposi, perché erano stati, di realizzare un passaggio. In senso moderno poteva essere una scala mobile, ma allora fu disegnata una rampa oppure due versioni, una scalinata fra la cortina che guarda la fontana di San Prospero e il sotto dell'anfiteatro della fortezza, perché permetterebbe il passaggio immediato all'interno del piazzale. La cosa chiaramente non fu realizzata, fu realizzato di tutto il progetto, fece un secondo progetto Marchi, molto più semplificato, perché il costo iniziale era 1.500.000 lire, sembravano tantissime veramente, fece un ridotto e quello poi vediamo oggi. La sovrintendenza poi, almeno risulta dagli atti, si impose di fare studiare le due scalinate laterali, perché inserivano meglio rispetto, insomma, le solite cose che possono venire fuori quando vari pareri vengono dati. Vengono realizzate anche le due scalinate laterali. La fortezza viene inaugurata, chiaramente prende subito il nome di Piazzale dell'Impero, era stato conquistato da pochi giorni. Nel 40 viene realizzato il rifugio antiaereo, l'allargamento già di un piccola galleria che c'era, ma vengono uniti i baluardi della Madonna e di San Domenico. È uno spazio eccezionale da utilizzare, a mio parere, anche subito per fare, per esempio, mostre di arte contemporanea. Non abbiamo luoghi per farle a Siena così immediati, così probabilmente rapidi anche da utilizzare. Il rifugio antiaereo, e dopodiché si passa al dopoguerra, quando c'è forse, io l'ho detto prima quando parlavo lì, i momenti più importanti vive la fortezza, a mio avviso, dal punto di vista del suo riutilizzo. Prima il piano Piccinato, in cui sposta l'asse, il centro direzionale, chiamiamolo così, ma era un po' provinciale, della città, dal Piazza del Campo verso Piazza Matteotti, la Lizza, e quindi viene coinvolta la fortezza, pensando a nuove funzioni veramente, eccetera. In realtà finisce lì con il piano, ma nel 66, come raccontavo, un gruppo di giovanissimi amministratori, oltretutto con valenza anche tecnica, l'assessore urbanista era l'architetto Augusto Mazzini, un Roberto Barzanti giovane ed altri, decidono di atteggiarsi diversamente rispetto all'urbanistica, rispetto al nuovo sviluppo che prende la città, rispetto anche a quelle che sono le scelte e le sperimentazioni che vengono fatte fuori da Siena, eccetera. Una persona che poteva leggere perfettamente, di collegare la struttura antica con intuizioni moderne, fu letta in Alvaralto, e l'occasione fu una mostra di Alvaralto fatta a Firenze nel 65. Lo contattarono
è bellissimo se uno guarda il blog di Augusto Mazzini, legge queste cose e le vive intensamente, veramente. Nel 66 Alvar Aalto propone un progetto, ma come dicevo prima, non entro nel metodo, eccezionale, viene prima accolto, viene accolto anche dal soprintendente, allora era Renzo Harli, era, in realtà si crea un clima particolare, non so come dire, ma insomma nei confronti del rinnovare, perché non voleva dire solo fare un progetto, sì, ma voleva dire rinnovare anche probabilmente anche la politica, la maniera di farla, la politica, le scelte eccetera, rinnovare, proprio fare un cambio generazionale che non fu accettato dalla parte forse che comandava all'interno della città e che era quella forse più rivolta verso l'indietro. In realtà saltò questa grandissima occasione, Alvar Aalto ha fatto solo un altro progetto in Italia e a Siena non l'ha fatto. Nel 75, nuovo giovanissimo assessore, in questo caso l'architetto Fabrizio Mezzedimi, con una giunta, io devo dire, illuminata per il tempo eccetera, chiamano Giancarlo De Carlo, e Giancarlo De Carlo con tutta la sua forza, l'energia, con tutta la sua sapienza, pur essendo incaricato di un piano partenariato per un nuovo quartiere, San Miniato, fuori di Siena, ha l'intuizione di pensare che la città abbia bisogno di essere collegata a questo quartiere realmente, materialmente, perché ormai l'asse della città è spostato, come già si diceva a tempi di Piccinato, dico, su questa zona qui, e quindi bisognava unirle, e ha delle intuizioni incredibili. È inutile, dico solo questa cosa, in questo progetto che si chiamerà Piano Partenariato per San Miniato La Lizza, quindi Allegro Cose fa proposte innovative, allora era in fase di sperimentale probabilmente una monorotaia che andava su sede propria. Allora non si parlava del tramvai che stanno facendo a Firenze, ma si era parecchi anni fa, per collegare la stazione, i quartieri di Pietriccio, San Miniato, eccetera, con la città, si arrivava al Campino di San Prospero. Insomma, io non ce l'ho presente esattamente, ma ho alcune tavole, ma insomma c'è il libro che ha fatto Carlo Nepi ultimamente che spiega proprio sulle vicende di De Carlo a Siena, spiega l'incredibile. De Carlo a Siena inoltre apporta cose incredibili, l'ILAUD, di questo laboratorio che fa venire a Siena gli architetti più famosi del mondo, studia al Santa Maria della Scala, partecipa al concorso di Piazza Matteotti. Sono occasioni incredibili. In realtà anche questo fallisce, non viene realizzato, diciamo così. Poi si può parlare, bisognerebbe fare trasmissioni in cui si parla di queste cose, perché sono forse il progetto più attualissimo, quello di De Carlo, anche oggi. Così, si arriva finalmente alla fortezza, la fortezza era inglobata in questo progetto, si arriva alla fortezza, quindi lo racconto perché così, la fortezza riparte invece con progetti di restauro. A quel punto io mi trovo nell'87 incaricato di un progetto di massima, sì, facciamo questo progetto. La parte forse più importante fu il profondo studio che fece a livello storico di archivio e sull'evoluzione aveva avuto l'immagine della fortezza, fece uno studio sugli spazi interni della fortezza, sulla caratterizzazione di questi spazi, il loro possibile, la flessibilità di uso eccetera, però in realtà poi i lavori furono fatti di una manutenzione generale, di un restauro generale, furono gestiti completamente dal Provveditorato delle Opere Pubbliche per la Toscana. Dopodiché l'ufficio tecnico del Comune di Siena ha fatto altri progetti, le pavimentazioni lungo i viali, credo l'architetto Valentini del Comune di Siena le fece, sono stati fatti progetti dentro le zone occupate attualmente dall'Enoteca, dall'architetto negli anni 60, dall'architetto Barzacchi e l'ingegner Dringoli, nella parte del Baluardo di San Filippo dall'architetto Biagi, a cui collaborava un giovane Marco Picchi. E sono stati fatti progetti anche fino ad arrivare, insomma, ai giorni d'oggi, dove il Comune mi sembra sia intenzionato a ridare vigore a questa struttura. Una cosa che voglio dire, questa struttura ha bisogno, esprime, necessita, dico, di interventi di valore altissimo, di pensieri che stiano sopra il progetto, che siano alti e che siano lungimiranti.